Chi ben comincia è a metà dell'opera. Questo proverbio vale anche se stai per intraprendere un'attività di tutorship. Il primo incontro, infatti, è fondamentale, perché è proprio il momento in cui viene stipulato quello che si chiama il patto formativo. Cioè, è proprio in questo momento che si dichiarano i risultati di apprendimento attesi del percorso e si stabiliscono insieme le regole del gioco. Qualunque sia il tipo di attività che andrai a fare, un primo consiglio è: definisci l'obiettivo. Se è un corso di ripasso o un laboratorio, prenditi tutto il tempo che serve per raccontare agli studenti quali saranno i risultati di apprendimento attesi, quale sarà il percorso, quali attività proporrai e quale sarà il contributo che ti aspetterai da loro. Non sottovalutare assolutamente questo momento, cioè se agli studenti è chiaro cosa dovranno fare, per che motivo e quale sarà il loro impegno, sarà tutto molto più facile e riuscirai a far sì che ti seguano durante le attività. Se invece è un percorso di peer tutoring, usa parte dell'incontro per capire con i tuoi studenti quale obiettivo dovrete raggiungere. Può capitare che non abbiano chiaro nemmeno loro di cosa hanno bisogno. Prenditi allora del tempo per capire con loro quali argomenti padroneggiano di più e quali sono i più ostici. Fatti raccontare le difficoltà che hanno avuto fino a quel momento. Non sarà facile magari, ma è il caso di provarci. Guarda con loro le eventuali prove intermedie, i temi d'esame già sostenuti e anche quelli degli esami precedenti. Ovviamente più riuscirà a entrare nel dettaglio di quello che lo studente dovrà essere in grado di fare al termine del percorso, più avrai tutti gli elementi utili per impostare le attività degli incontri successivi. Ecco poi qualche altro consiglio per cominciare col piede giusto. Dichiara le regole del gioco. In che orari sei disponibile? In che periodo del semestre sei più libero? In quali momenti invece sarà più difficile per te organizzare degli incontri? Dichiarare subito questi aspetti ti aiuterà a organizzare un calendario che tenga conto dei vincoli che hai. Se questi aspetti sono chiari fin da subito, avrai tutto il tempo di trovare alternative, come ad esempio rinegoziare i risultati d'apprendimento o pensare ad attività e interazioni anche a distanza. Fissa i successivi incontri. Gli imprevisti possono sempre capitare. Se avete fissato già degli appuntamenti, però è più facile che non saltino. Magari verranno spostati di qualche giorno, non è un problema. Salutatevi sempre con un compito. Durante l'incontro, individua con gli studenti cosa dovranno fare per la volta successiva. Ad esempio, rivedere una parte di teoria o risolvere alcuni esercizi. Chiarisci con loro che per sfruttare al massimo gli incontri sarà importantissimo che le attività vengano svolte nei tempi stabiliti. Appena finito l'incontro, ritagliati poi uno spazio per fare in tranquillità il piano delle attività. Quanti incontri indicativamente proporrai di fare? Quali argomenti e aspetti affronterete nei vari incontri? Quali attività dovranno fare gli studenti tra un incontro e l'altro? Durante il percorso dovrai probabilmente fare piccoli aggiustamenti, ma avere una progettazione di massima ti aiuterà a non perdere per strada alcuni pezzi o a sapere quando è necessario rinegoziare con gli studenti il loro o il tuo impegno. Bene, ora hai tutti gli elementi per impostare nel modo migliore il primo incontro. Buon lavoro!